L'addestramento fisico, iniziato da ragazzi, si fa via via più complesso, fino a raggiungere la specializzazione nell'adulto che svolge un'attività sportiva. Il calciatore, ad esempio, deve sottoporre il proprio fisico e la propria intelligenza a un costante allenamento se desidera ottenere il massimo rendimento in gara. Siamo venuti allo stadio Flaminio, dove abbiamo trovato i giocatori della Roma in pieno allenamento. Adesso siamo qui in presenza del signore Elenio Herrera, l'allenatore della Roma, che tutti conoscono, grandi e bambini, che alcuni chiamano il mago, forse perché è veramente difficile spiegarci la sua eccezionale intelligenza calcistica. Signor Herrera, vorrei chiederle che cosa intenda lei per gioco di squadra e quali sacrifici pensa che esso comporti. Beh, il football è uno sport collettivo, ma tiene diverse fasi. La prima è la condizione fisica, la preparazione fisica, perché senza preparazione fisica non si può dimostrare né la tecnica né fare gioco collettivo. Dunque ci vuole un grande sacrificio per preparare fisicamente. Dopo c'è la tecnica individuale, che è la classe personale del giocatore, il tiro, il gioco di testa, i passaggi, e questo è importante con la condizione fisica. E questo non basta, la condizione fisica e la tecnica, ci vuole il gioco d'assieme, perché è un gioco collettivo, e nel gioco collettivo ci vuole sacrificarsi le une per le altre, giocare tutti d'assieme, cioè non fare un gioco individuale e mettere la sua propria classe, il suo proprio valore individuale al servizio della squadra, e ci vuole sacrificarsi. Per esempio, gli attaccanti, quando nostra squadra è attaccata, deve mettersi anche in posizione difensiva per aiutare la difesa, e la difesa, quando siamo attaccando, quando stiamo attaccando noi, deve partecipare anche a questo gioco d'attacco per avere l'iniziativa. Per quello anche ci vuole sacrificarsi le une per le altre. Qualche volta un amico è a disagio, e dunque aiutatelo, perché domenica Ventura può essere io che sono a disagio e lui che mi aiuta. Questo è il gioco d'assieme, e viene attraverso la preparazione fisica, la tecnica e il gioco collettivo che ho spiegato. Osservate quanto sia severa la preparazione di un giocatore come il portiere di calcio, che ricopre nella squadra un ruolo di importanza spesso determinante.